condannerete Enzo Tortora. Questo è il pronostico sicuro dell'onorevole rappresentante della pubblica accusa che lo ha condensato in un progetto di sentenza che comporta la condanna ad anni 13 di reclusione per appartenenza alla camorra di Enzo Tortora e per traffico di droga. Poiché Tortora è pienamente innocente, poiché Tortora è estraneo del tutto ai fatti che gli sono contestati, un uomo lontano per uno spazio infinito da questa storia alla quale non appartiene, è chiaro che se voi lo condannerete sarà stata commessa una enorme ingiustizia. Enzo Tortora, sospettabile di lusso, è stato arrestato questa notte alle 4 in uno dei più lussuosi alberghi romani, il Plaza. Un ordine di cattura nel quale si parla di sospetta appartenenza all'associazione camorristica Nuova Camorra Organizzata, il clan cioè diretto e capeggiato da Raffaele Cutolo. Molte persone sono già state arrestate nelle ultime ore, soprattutto durante la notte. Il nome più noto tra gli arrestati è senz'altro quello di Enzo Tortora. Sapere che cosa ne pensa della carcerazione preventiva. La carcerazione preventiva è un male, probabilmente qualcuno l'ha definita la lebbra del processo penale. 11 anni e mezzo prima di avere un giudizio. Questo a me pare assolutamente intollerabile, indegno di un paese civile. Prima di tutto perché togliendo a un uomo la libertà, oltre che l'onore, il lavoro, la salute, tolgono troppe cose. È un male contro il quale bisogna battersi come bisogna battersi contro gli altri mali del secolo. Questo è il male del secolo italiano. Delle bellissime lettere che sono davvero una denuncia di quello che è il sistema carcerario, così come era una denuncia di quella che era la montatura giudiziaria fatta contro di lui. E mi scriveva con molta franchezza: qui la storia sarà lunga perché questi signori, per salvare la loro faccia, devono fottere me. Un errore giudiziario, seppure di errore si può veramente parlare, di cui voi sareste chiamati a rispondere davanti alle vostre coscienze e davanti a Dio, se a un Dio, come vi auguro, giudici, voi credete. Questa istruttoria è inesistente sul piano della professionalità e sul piano della cautela. Ma noi non alludiamo a questo, alludiamo a un altro fatto, posto che ci vuole professionalità e cautela per valutare le dichiarazioni dei presunti delatori. Noi diciamo ben altro. Sono stati già condannati per calunnia, hanno già dimostrato una loro costituzionale volontà di accusare degli innocenti. Non erano soltanto e semplicemente dei pentiti, alcuni erano dei malati mentali che raccontavano delle storie incredibili, delle fandonie. Si chiudeva gli occhi e si insaccavano queste verità che tra l'altro erano concordate, perché i pentiti poi stazionavano, che noi definivamo albergo, in una nota caserma di Napoli. E quindi tra di loro si scambiavano informazioni, per cui
ripetevano magari le stesse cose. E ogni giorno si affacciava un personaggio di questo genere, di questo spessore, e portava il suo obolo all'accusa e probabilmente in cambio doveva avere certi trattamenti di favore. Signori, voi avete certamente molto bene presente quella pagina dell'istruttoria in cui il giudice istruttore dichiara, e questo è stato ampiamente riecheggiato dalla pubblica accusa: ma cosa pretendete, signori della difesa? Che in una materia come questa si tratta della lotta alla criminalità organizzata, noi possiamo fornire testimoni che abbiano il certificato penale pulito? Un pentito è una parola altissima, dovrebbe appartenere al confessionale e non alle aule giudiziarie. Ha fatto questa specie di emigrazione nelle aule giudiziarie con gli anni della cosiddetta emergenza, dalla quale evidentemente qualcuno non intende uscire mai. Valutati i loro comportamenti, i loro atteggiamenti, la loro presunzione, eravamo un poco tutti scettici sulla portata delle loro dichiarazioni. Ed in verità anche rispetto, come dire, all'uomo Tortora, a quello che aveva rappresentato anche iconograficamente per la sua conduzione televisiva, tutti quanti eravamo un poco quantomeno scettici sulla veridicità dei racconti forniti dai cosiddetti collaboratori di giustizia della prima ora. In quale modo costoro siano stati privilegiati, utilizzati, osannati, portati addirittura nelle prime pagine dei giornali, ancora oggi ci hanno provato di recente a fare altre grandi belle storie su questi soggetti come se fossero dei santi o che cosa, quando invece dovrebbero essere degli imputati come gli altri che, se dicono la verità con risconti, hanno uno sconto di pena, altrimenti si fanno la stessa galera degli altri. Poi io farei una distinzione ulteriore: il pentito va benissimo se dice cose vere o se dice delle cose che vanno controllate. Le dichiarazioni dei pentiti, che sono sempre chiamate in reità o in correità, hanno bisogno di una particolare attenzione. Anzitutto bisogna vagliarne l'attendibilità intrinseca ed estrinseca. In secondo luogo bisogna individuare elementi esterni di riscontro. Nessun riscontro è stato fatto, mai, né in banca. Io sono oltre che spacciatore, assuntore di cocaina. Non è stato fatto un esame, nulla, non un controllo telefonico, non un appostamento, nulla. Quello è l'aspetto più grave. È nota la storia dell'agendina con scritto Tortona e con un numero telefonico che nessuno si prese la briga di provare al telefono chi potesse rispondere, e si sarebbe accertato che era Tortona e non Tortora. Io non credo che la pagina, la vicenda Tortora rappresenti una pagina infame per la magistratura italiana. Ritengo che certamente rappresenti una pagina nera. Intendo dire che, a differenza di come può anche essere capitato in altri casi, di come può capitare, non penso che ci sia stata la volontà della magistratura consapevole di andare a colpire un innocente. Naturalmente questo non giustifica quello che è accaduto. Bisogna guardare se esistono le prove. Uno può anche essere colpevole, ma se non ci sono le prove, insomma, è un po' difficile arrivare a una condanna. Non esistono in nessun processo prove che possano definirsi aprioristicamente inconfutabili. Anche la prova che sembra irreversibile può apparire ad una pregnante disamina come destituita del tutto di fondamento. Se accadde quello che accadde, evidentemente fu per una non corretta valutazione, non compiuta valutazione delle risultanze processuali. Quindi sotto questo aspetto certamente è una pagina nera, perché nel momento in cui per una non adeguata valutazione delle risultanze processuali si priva un individuo della libertà personale, si scrive certamente una pagina nera per la magistratura. I casi sono due.
I controlli li hanno fatti e come non potevano essere sono risultati zero, oppure non li hanno fatti e sono zero loro. Il signor Enzo Tortora è un presunto appartenente alla organizzazione Nuova Camorra organizzata. Non c'è mai il nome, il cognome, il soprannome di Enzo Tortora, c'è in un'agenda un portobello. C'è un numero, ma non il suo. Lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Sapete voi perché Enzo Tortora è in questo processo? Perché più si cercavano le prove della sua innocenza, più uscivano le prove della sua colpevolezza. Dichiara Tortora Enzo Claudio Marcello colpevole di reati di cui agli articoli 416 codice penale fino al 29 settembre 82. Tortora Enzo Claudio Marcello alla pena di anni 10 reclusione e 50 milioni di multa. Una sentenza che rientra nella logica delle premesse che erano state poste alla decisione stessa. Allo stato degli atti non posso fare altro che manifestare la mia amarezza per una grave ingiustizia che io ritengo sia stata compiuta nei confronti del mio assistito. Credo, e ho concluso, che oggi sia stato commesso il più grave errore giudiziario della storia del nostro paese. Hanno fatto bene a condannarlo. Perché si aspettava una condanna, avvocato? Perché ritenevo difficile che si liberassero dalla suggestione delle dichiarazioni dei pentiti, che ritengo assolutamente infondate, interessate e calunniose. Una vittoria della giustizia, dello Stato, non è una. È una vittoria del popolo italiano, è una vittoria dell'Armia dei Carabinieri, è una vittoria della Procura di Napoli, è una vittoria di tutti gli onesti e ben pensanti cittadini. Via libera ai pentiti, perciò, avvocato. Pare di sì. E questo, secondo me, è scrivere una pagina assolutamente buia del nostro diritto. Oggi è la sconfitta non tanto di Enzo Tortora quanto la sconfitta della giustizia e del diritto italiano. Ora ci aspettiamo che qualcuno dello Stato almeno ci aiuti, che ci crede come ci ha creduto la giustizia nel fuoco del nome del popolo italiano. Questo ci aspettiamo. Che farete adesso? L'appello. Noi crediamo in questa causa, abbiamo perso la prima battaglia, non abbiamo ancora perso la guerra. Mia cara Francesca, spero di far uscire questa lettera. Qui tutto è infinitamente, per me assurdamente difficile, burocratico, lunare. Mi tiene in piedi solo la volontà di dimostrare a quelli che amo di essere innocenti e di uscirne a testa alta. Ma è stato atroce, Francesca, uno schianto che non si può dire. Ancora oggi, a 6 giorni dall'arresto, chiuso in questa cella 16 bis con altri 5 disperati, non so capacitarmi, trovare un perché, una ragione. Trovo solo un muro di follia. Se è possibile questo, Francesca, è possibile tutto. Sono cambiato dentro, credimi, sono diverso, amaro, distrutto. Se resisto lo faccio per un orgoglio disperato e per dimostrare alle figlie, a tutte le persone che mi stimano e che mi hanno amato, a te, a tutti, che non sono un gangster. Mi verrebbe da ridere, amore, se la cella non fosse vera, le manette autentiche e le notizie messe sul serio. Non so, Cicciotto, se domani, giorno dell'interrogatorio, il tuo buon Dio o i miei dèi o la rabbia lucida che mi divora mi daranno la forza di convincere i magistrati che hanno preso un abbaglio mostruoso, che è tutta una montatura, ma di chi? E che questo è solo un incubo terribile. Ma il male è fatto, sai, è il mio lavoro polverizzato. Sarà lungo, forse improbabile ricostruire la verità. Io non voglio mezze misure, voglio battermi fino all'ultimo per uscire pulito. Non so niente, credimi, te lo giuro con le lacrime agli occhi. È come se mi avessero catapultato sulla luna. Ora so che tutto è possibile. È come se mi avessero accusato di aver ucciso mia madre e dicessero di averne le prove. Succede quello che succede, Enzo Tortora viene arrestato, ammanettato, esibito come un trofeo di caccia in via del Corso e poi comincia l'inchiesta e poi dopo il processo. E giustamente anche adesso, obiettivamente devo dirlo, il direttore, che era Gianni Letta, non ha voluto mandare a me a fare la cronaca del caso Tortora, perché sapendo che ero suo amico
potevo non essere obiettivo, e scelse un collega che invece era, come tutti quanti gli altri, scatenato a fare il colpevolista. Quando ci fu la sentenza di primo grado di condanna a 10 anni di reclusione per Tortora, io mi accorsi, perché assistetti alla lettura della sentenza, eravamo tutti in piedi in quest'aula bunker a Napoli, c'era anche una certa emozione, no? Che si tagliava a fette. E quando il presidente della Corte d'Assise pronunciò la condanna, no, la sentenza, c'era della gioia nei giornalisti, strano, no? Sì, che bello, l'hanno condannato. È una cosa, uno spettacolo anche abbastanza indecente. Stupidità, mitomania, improfessionalità. E soprattutto Tortora era un nome abbastanza conosciuto, poteva fare un bel po' di casino intorno a questo bel polverone che si sta rivelando per quello peggio, e peggio che polverone, e magari dimenticare i veri drammi, le vere camorre, le vere tragedie di certe collusioni politico-finanziarie a Napoli. Erano i giornalisti che erano a Napoli, che erano quasi tutti, tra virgolette, colpevolisti. Ma fuori c'erano molti che avevano delle perplessità, alcuni, non molti, alcuni che avevano perplessità. Io, Feltri e Gigi Moncalvo, che sono i due colleghi che io ricordo che con me hanno difeso Enzo Tortora. Quelli che seguivano l'inchiesta in realtà erano, nella stragrande maggioranza, tra virgolette, colpevolisti. Diciamo che il combinato disposto stampa e ufficio informazione della Procura della Repubblica è stato devastante, perché evidentemente la stampa pubblicava soltanto ed esclusivamente quello che usciva dall'ufficio dell'inquirente. Notizie che filtravano dall'inchiesta erano tutte a senso unico. E quindi ogni giorno era un bombardamento per creare il mostro. Una volta creato il mostro, poi chiaramente lo si poteva condannare, e quindi ne uscivano di tutti i colori, tant'è che io coniai il principio che il deposito degli atti non avveniva in cancelleria, ma veniva in edicola. Era uno che aveva, insieme ad altri che avevano seguito il mio stesso percorso professionale, aveva alcune possibilità, diverse da quelle della stragrande maggioranza degli inviati, di entrare negli interstizi dell'inchiesta, e tutto mi portava a ritenere che quello che conoscevo era, che sapevo, e andavano nella direzione della colpevolezza di Tortora. Enzo Tortora era un intellettuale di grande livello, una prima penna del giornalismo, ha riscritto completamente le regole della grammatica radiofonica e televisiva, si è esercitato con tutti i generi del giornalismo, e quando venne arrestato in troppi decisero di fare appunto il tiro al Tortora, un giornalismo antropofago che riuscì a scrivere le cose più incredibili su una persona che non conosceva, gli è stato attribuito veramente di tutto. Quanto può valere un onore distrutto, un lavoro cessato, una salute minata, una famiglia immersa nella disperazione? Credo che sia molto difficile dire vale tanto, vale. Credo che sia incalcolabile, credo che sia irrisarcibile questo danno, ma almeno un provvedimento che equamente cercasse di affrontare alcuni casi avrebbero potuto farlo. È una delle tante cose che non hanno fatto. Enzo era già consapevole della sua malattia quando conferì mandato a me e a Vincenzo Zeno Zenkovic, allora giovani procuratori, di predisporre questo atto di risarcimento danni nei confronti dei magistrati che lo avevano ingiustamente accusato e che lo avevano ingiustamente condannato in primo grado. E quindi notificammo l'atto. Un mese dopo Enzo è morto, e intorno a luglio ebbe notizia di essere stati denunziati come avvocati per il contenuto dell'atto di citazione per calunnia dai magistrati che lo avevano ricevuto
Il problema della responsabilità dei magistrati è un problema che c'è, è un problema che va posto, è un problema che va affrontato. Proprio perché il magistrato ha un potere diffuso, ha un potere enorme di incidere sulla libertà, sulla dignità delle persone, da lui bisogna esigere il massimo. Per cui nel momento in cui un magistrato sbaglia, e sbaglia per grave incuria o anche per ignoranza, anche se si tratta del primo errore, egli deve pagare. La cosa che più mi spaventa è che appunto non c'è questa consapevolezza della conseguenza che porta a un errore giudiziario. E se la magistratura non si impadronisce proprio culturalmente di questo fatto, e purtroppo avremo tanti Enzo Tortora, tanti casi di mala giustizia dove persone che si fanno anche 8 anni di galera e poi magari risultano innocenti. Questo in uno stato di diritto credo che sia inaccettabile. Un magistrato non può essere citato come un normale cittadino. Questo fu il senso dell'eccezione che fu accolta dalla Corte. E con Francesca Scopelliti decidemmo che non era il caso di continuare a fare cose inutili come in questo paese provare a vedere affermata la responsabilità di un magistrato quando naturalmente essa ricorra. È normale, è fisiologico che il magistrato possa sbagliare. Ma nel momento in cui io sbaglio perché non mi leggo le carte, sbaglio per superficialità, perché non voglio andare a studiare un processo e mi fido di quello che mi dice un altro, io allora devo pagare. Intanto dopo 30 anni va detto che i magistrati che hanno arrestato e poi condannato Tortora in larga parte sono ancora in attività. La notte del 17 giugno 856 persone insieme a Tortora vennero arrestate, di queste 116 per omonimia, ma lo si scoprì non dopo poche ore, dopo alcuni mesi. Il caso Tortora, il partito dei magistrati mostrò i muscoli. Provò a fare questa sfida contro un personaggio che non aveva potere, ma sicuramente aveva la più grande popolarità. Lucio Di Pietro e Felice Di Persia, che erano i titolari di questa indagine, rassicurarono l'opinione pubblica. Tranquilli, non siamo dei pazzi, abbiamo verificato tutto, non vogliamo essere screditati a vita. Hanno avuto ragione loro, non sono stati screditati. Felice Di Persia, quando Tortora era ancora vivo, è stato nominato membro del Consiglio Superiore della Magistratura e Tortora ebbe a dire come innalzare alla cattedra di cardiochirurgia un macellaio, e Lucio Di Pietro, dopo una brillante carriera nella direzione antimafia, ancora oggi esercita tranquillamente le sue funzioni come procuratore generale a Salerno. Lo perseguitarono anche per le cose che aveva detto in tribunale, perché in prima istanza aveva detto: signori giudici, io sono innocente, spero che lo siate anche voi. Fu denunciato per calunnia e fu naturalmente rinviato subito a giudizio. I giudici, quando si tratta di offese ai giudici, sono sempre solidari fra di loro e li rinviano subito a giudizio. Si pone un problema di responsabilità e a monte un problema di preparazione adeguata della magistratura. Ma accanto alla preparazione giuridica del magistrato occorre esigere un equilibrio del magistrato. L'equilibrio è la dote principale del magistrato. Io non comprendo perché, se uno vuole entrare nella polizia, deve essere sottoposto a test psicoattitudinali e non lo debba essere invece sottoposto a un magistrato che andrà ad incidere molto di più e molto più pesantemente su quello che è il destino delle persone. Sono stato in cella, in galera, come si dice per parlare schietto, 8 mesi. Sono stato agli arresti domiciliari la prima volta dopo la galera, altri 7 mesi. Poi fui deputato, poi mi dimisi da deputato e mi consegnai alla giustizia napoletana il 27 dicembre dell'85, quindi sono altri 4 mesi di arresti domiciliari. Non posso muovermi di qui, ho chiesto di andare accompagnato dai carabinieri, perché io vado anche quando ho mal di denti oppure devo andare dal medico, viene un
cellulare, mi metto in un cellulare e vado dal dentista, sempre autorizzato da Napoli. È stato un esempio anche come imputato, perché ha subito davvero anche la gogna del carcere e ha, si è portato a, a parlare per chi dal carcere non poteva parlare, come disse lui stesso, facendosi carico di una battaglia per tutti, non solo per se stesso. Caro Enzo, il mio caso è simile al suo, come tanti altri. Io non ho avuto scampo. Qualcuno collaborando con la giustizia ingiustamente mi ha inchiodato. Ma non è questo il motivo della mia rabbia, ma il sistema e le condizioni bestiali in cui viviamo in certe carceri italiane. Qualche giorno fa ho letto che lei convive in una cella di 11 passi con altri 6 detenuti. Ma forse nessuno sa che da dove sto scrivendo, in 18 persone viviamo in una cella di 20 metri quadrati, con una finestra di 1 metro per 2, con 2 file di sbarre e una fila di rete metallica murata con vetri doppi. Qui non hai da dove mettere un poco di pane, che trovi tutto pieno di zanzare. Un piccolo cesso nella stessa stanza col lavandino, dove ci si fa il bidet, ci si lavano i piatti, ci si lavano i stracci, dove chi lava il viso ci si soffia il naso. Per respirare dentro la cella bisogna che ti metti un fazzoletto sulla bocca. I letti a castello sono 5 piani. C'è gente che dorme legata al letto per paura di cadere. Quando si entra in questa cella, sembra di entrare in una grotta nera affumicata. È un inferno. Non hai aria. Non hai nulla di poter distogliere il pensiero. Caro Enzo, io non chiedo scusa per il modo in cui mi esprimo, perché non sono un laureato, ma almeno con queste 2 righe mi sono un po' sfogato. Spero che lei, il suo caso, si risolva più presto e si ricordi che la giustizia di Dio c'è, solo che cammina più lenta, ma più giusta. Adesso la saluto. Salvatore. Voglio andare fino in fondo e per fare una battaglia che riguarda gli altri, anche quelli che magari in questo momento non ci pensano o dicono boh, perché nei riguardi della giustizia purtroppo il popolo italiano ha un atteggiamento un po' irriflessivo. Forse io stesso, devo dire, mi metto nel mucchio, lo avevo. Ma quello che accade quando si entra in questo vortice è qualcosa che non deve accadere. E chi ne è colpito ha un dovere, se è un uomo. Non dico non scappare, cosa che io non avrei mai fatto, ma cercare che almeno da questa tremenda esperienza nasca un cambiamento nelle leggi, nelle procedure, nei metodi e soprattutto nella sicurezza che i cittadini oggi devono avere e non hanno. Va un po' meglio. Ho visto Anna, mi ha detto che ha telefonato. Credo si tratti del sistema nervoso semplicemente, ma per darti l'idea della situazione, immagina un lungo corridoio, molto lungo, e sui 2 lati una 30 di celle. I muri sono in cemento armato e il rimbombo atroce. Pensa quando la sera da ogni cella esce ingigantito un rumore televisivo e per di più diverso. Sì, forse è una punizione divina, una sorta di legge del contrappasso, ma è insostenibile, credimi, essere aggrediti contemporaneamente da Rai 1, 2, 3, Canale 5, Rete 4, Antenna 3, che si sovrappongono, si intersecano, si affrontano, così che risulta un mortale minestrone di spari, cavalcate, voci femminili che qui spaventano addirittura, tic-tac, valzer, ordini perentori laggiù verso gli indiani, e dopo mezz'ora ti ritrovi letteralmente impazzito con la voglia di urlare «basta!». Alle 10.30 ti chiudono anche la porta, ti danno 4 atroci giri di chiave ulteriori, ormai ogni giro è una coltellata. Ogni 3 ore passano e ti accendono la luce. Puoi immaginare, se sei al cesso, un buco apposito consente loro di vederti. Non è cambiato niente dal film di Sordi. Ti ho già detto che alle 15 praticamente la vita è finita, sono le ore più terribili. Il freddo ti addenta e non puoi far niente, solo 2 passi avanti e 2 indietro, scarsi. Siamo la sera immersi in una zuppa di nebbia color latte e l'umido si fa sentire.
Credo che qualunque sistema nervoso sottoposto a questo trattamento salterebbe. Alle volte, credimi, invidio quelli che almeno hanno fatto qualcosa, ma viverla come la vivo io è lunare. Chissà perché ti scrivo queste cose, non dovrei, ma attualmente è il presente che mi occupa e sto facendo sforzi sempre più grandi per cancellarlo, abolirlo, piegarlo ai miei fini. Solo, ed è normale, le batterie sono un po' scariche. L'Italia che ho vista è un'Italia che va cambiata. L'Italia che ho assaggiato sulla mia pelle, che ho meditato passeggiando giorno dopo giorno in questo piccolo appartamento di questa Milano che io consideravo Europa e che è ancora carceri come San Vittore. Questa Italia che io ho rimeditato, rivisto, rivissuto nel corso di quello che è stato e continua ad essere non solo il mio tormento, ma il tormento di migliaia e migliaia di cittadini costretti oggi in carcere a un'attesa interminabile, a un'attesa dove i tempi della giustizia diventano i tempi dell'ingiustizia e della tortura. Una persona straordinaria che ha voluto combattere una battaglia straordinaria, cioè non ha pensato solamente alla sua vicenda che ha sconvolto la sua vita, ma ha voluto pensare al problema della giustizia in Italia. Come ha reagito quando è uscito dal carcere dove si era volontariamente presentato? No, e facendo comizi a tutto spiano da presidente del partito. E mi ricordo andando a Muro Lucano, dove c'era un episodio di un ragazzo che era entrato nella stazione dei carabinieri e ne era uscito morto. Quindi costantemente sin da allora, erano le camere di sicurezza, a Palermo come uno si chiamava Marino. Grave sarebbe non battersi, come fanno i radicali, per un'Italia finalmente con uno Stato di diritto. Allora avevamo appena creato Radio Radicale, noi non solo Tortora era deputato europeo nostro, noi facciamo parlare e trasmettiamo in tutta Italia le conversazioni di Enzo Tortorellini. Notizie Radicali ha d'altronde diffuso i pareri di questa lunga seduta che oggi è culminata in un voto che dice no molto chiaramente al Tribunale di Napoli di Salerno e durante queste 6 ore di discussione è interessante sentire i pareri dei deputati irlandesi, inglesi, tedeschi, francesi che parlano veramente di incredibile. E incredibile è il momento che sta vivendo la giustizia italiana. Era un uomo, quello che a me rimane come ricordo, di una dignità incredibile. Un uomo che non veniva a compromessi, un uomo che aveva una forza di volontà incredibile e un uomo che ha dato lezione a tutti, perché dopo la prima condanna, a 10 anni, non a 10 giorni, a 10 anni di reclusione, era parlamentare europeo, tornò, si consegnò alla polizia svizzera, rinunciò all'immunità, entrò in carcere di nuovo. Purtroppo quella sua lotta, che poi lo ha portato alla morte dalla sofferenza che ha provato, lui disse mi è scoppiata una bomba dentro, e quella sua lotta purtroppo non ha avuto gli esiti, nonostante battaglie vittoriose come quella del referendum sulla responsabilità civile del magistrato. Purtroppo poi la politica italiana, il sistema dei partiti italiani ha fatto in modo che quella sua grande testimonianza andasse perduta. Ho fatto la battaglia per come era possibile farla, ma con la forza che mi aveva dato la storia di Enzo. Però sono stata per questi anni come su un tapis roulant, dove facevo tanta fatica ma non succedeva nulla, perché proprio deve esserci un salto culturale. Abbiamo avuto una classe politica che di fronte a un voto popolare, ricordiamo, la battaglia Tortora, che poi lo ha riconosciuto completamente estraneo ai fatti, ha dato come frutto il referendum del 1987, il referendum che voleva, per i quali i cittadini all'85% hanno detto che i magistrati
come qualsiasi altro professionista, dovessero essere responsabili dei loro errori, naturalmente fatti per dolo o colpa grave. A un uomo al quale vengano messe le manette, improvvisamente, o una donna, sappia di che cosa, perché, da chi è accusato, vada in tribunale dopo un termine rapido, veloce, e non rimanga nel tunnel interminabile dell'attesa, perché non ci sono le strutture, perché non ci sono magistrati sufficienti, perché il bilancio della giustizia è poco. È un po' come per gli ospedali, vedi, quando dicono i politici, ma insomma le strutture non ci sono ancora, e chi ci rimette è il malato, o sbaglio? Sì, allo stesso modo chi ci rimette è il cittadino, che rimane in galera per un tempo atroce, perché la galera spegne e spezza qualunque uomo, e se non hai dentro un filo di educazione, mio povero papà mi ha fatto studiare, grazie al cielo, di interessi, e allora la galera è il posto dove diventi veramente un animale. Ecco, il tavolino trema, il tormosifone sembra una sonagliera, ma c'è qualcosa di ancora più orribile. La porta della cella, chiusa, sbatte come se qualcuno vi si aggrappasse scuotendola. Il letto alle mie spalle sbatte al muro. Capisco subito, è il terremoto. Al piano gridano, aprite, aprite. Una guardia dice che non ha disposizione dal brigadiere, capito? Ora sono certo di aver vissuto il massimo dell'angoscia in carcere innocente durante un terremoto. C'è una grande questione in Italia, ed è sicuramente la questione penitenziaria, che attiene alla inciviltà, alla inumanità, alle condizioni, come dice la CEDU quando ha condannato più volte l'Italia, di trattamento inumano e degradante. Oggi le porte del carcere si spalancano per i motivi più assurdi. Sulla parola di un pentito, altra orrenda parola, che con le leggi dell'emergenza si è affacciata in un paese che io consideravo di antica civiltà giuridica, ma proprio da questa Milano proiettata nel futuro e ancora immersa, come tutto il paese, nel Medioevo. Ma questa questione penitenziaria si inserisce nell'ambito di una questione ancora più grande, che è la questione della giustizia. Purtroppo, troppo spesso, questi due aspetti della vita sociale vengono approcciati dalla politica e dal legislatore con un pendolo emotivo che tiene quasi sempre più conto della pancia dell'elettorato che non della necessità di garantire il diritto. Certo non c'è più la forca, certo non c'è più la ruota, certo non ci sono più gli strumenti di supplizi, ma c'è questo interminabile, atroce tunnel che si chiama carcere, attesa di giudizio. Poi sono uscita dal Parlamento e devo dire che oggi, dopo 25 anni dalla morte di Enzo e 30 anni dall'arresto, la situazione non è cambiata. Gli errori giudiziari sono ancora possibili, non sono state fatte riforme adeguate, colpa secondo me di una classe politica che è o troppo amica o troppo nemica della magistratura, perché ogni volta si parlava di riforme epocali, a me sarebbe bastata una semplice riforma capace di riportare tutto sui binari della legalità. La legge Vassalli, dobbiamo dire che il professor Vassalli poi lo ha detto negli ultimi anni della sua vita, di essersi pentito di aver fatto quella legge. Insomma, questa legge ha mandato puniti, ha punito, ha dato la responsabilità civile in questi 26 anni solamente a 4 magistrati. Ha perdonato i delinquenti che l'hanno accusato? Questa è forse la domanda più difficile e più terribile. Sento che dovrebbero essere loro ad avvertire il disgusto profondo di quello che sono,
di quello che fanno, di quello che stanno facendo. Io non ho, lo dico senza arroganza, questo dono stupendo e altissimo della fede. Credo che il dolore per me sia ancora troppo cocente. Sono ancora troppo vicino, troppo immerso in questo dramma per poter dire io perdono. Certo, qualcuno molto alto ha detto perdona loro perché costoro non sanno quello che si fanno. Sanno quello che fanno. C'è una negatività nei confronti di coloro i quali vengono accusati di un delitto, per cui gli osservatori, la gente, non pensa alla necessità di avere delle prove concrete, ma rimane a livello emotivo il giudizio che dà su queste persone. Quindi là, e questo fanno anche i cronisti, insomma, pendono sempre da una parte o dall'altra, indipendentemente dal desiderio di scoprire la verità o quantomeno di descrivere le cose in modo, non dico oggettivo perché nessuno di noi è oggettivo, però con un minimo di decenza. Soprattutto nessuno poi ha chiesto scusa per quanto era stato scritto contro di lui, contro la sua famiglia. L'unica eccezione è stata quella di Paolo Gambescia, che anni dopo ha deciso di rilasciarmi delle dichiarazioni di scuse tardive ma sincere quantomeno alla famiglia. Quando si sbaglia si deve riconoscere l'errore. In questo caso l'errore era gravissimo, un errore di quelli che non si possono perdonare. La famiglia di Tortora ha capito, credo, come questa mia posizione era nata e credo che mi abbia perdonato. Però resta il dolore e l'angoscia per quello che professionalmente è stato, lo ripeto, un gravissimo errore. I giornali lo sappiamo come si comportano, ma anche in altri casi, per esempio, un signore viene arrestato, messo in galera, tenuto per 2 anni, in ballo, processi, magari anche più di 2 anni, 3, 4, 5, 10, poi questo signore che ha subito angherie come Tortora, anche l'ingiustizia della galera, sofferenze indicibili, una volta che viene pronunciata la parola assolto, i giornali ne devono prendere atto, ma il più delle volte i giornali poi mettono una notiziola o comunque non danno alla soluzione lo stesso rilievo che avevano dato a tutti gli articoli che raccontavano presunte malefatte di questo signore, di questo individuo. Perché in tanti troppi si sono esercitati nel tiro al Tortora, tanti troppi hanno da rimetterci se la verità continua a riaffacciarsi dalle pagine di un libro o di un documentario. Il caso Tortora è un caso ancora molto molto fastidioso. Alla giustizia del mio paese, che chiedeva l'autorizzazione a procedere contro di me. Sì, disse, ma non avrete mai l'autorizzazione ad arrestarlo prima della sentenza definitiva. Oggi, 10 dicembre, dunque, io scelgo la via del carcere. E quali carceri in Italia, sapeste, colleghi? Mentre avrei potuto tranquillo continuare a coltivare l'onore di essere e operare per altri anni con voi, in attesa che giustizia fosse fatta di un'accusa che l'intero popolo italiano sente essere mostruosa. La parola privilegio era inevitabile che tornasse. Direi che in questa disposizione del Parlamento europeo c'è un pizzico d'Europa, se me lo consente, in questa garanzia che il Parlamento ha chiesto per un parlamentare. La battaglia che noi stiamo effettuando è perché questo tipo di garanzia venga estesa a tutti. A tutti. Nel salutarvi, signor Presidente, mi preme però essere anche testimone di giustizia, già qui e oggi,
Voglio dirvi, assicurarvi, che i giudici del mio paese, nella loro grande maggioranza, sono giudici di giustizia e non giudici di potere e di violenza. I giudici del mio paese, lo so, sono essi per primi offesi e oppressi da chi pretende troppo spesso di parlare in loro nome e ferisce ogni giorno la loro immagine e la loro vita, difficile anche per responsabilità gravissima della classe politica attualmente. Anche per loro e con loro dobbiamo percorrere questo duro e stretto sentiero, e a loro va la mia e la nostra dichiarazione di rispetto e di fiducia. Per questo dunque mi dimetto con decorrenza da venerdì, al termine di questa sessione parlamentare, come hanno fatto del resto in passato, sia pure in condizioni diverse, i colleghi radicali che mi stanno accanto in questo momento, in questa assemblea, Ciccio Messere e Pannella, il mio compagno affermatore di coscienza Olivier Dupuy, in carcere a Bruxelles, Adele Faccio, Emma Bonino, Gianfranco Spadaccia e tanti altri. Questa è la mia scelta, non dubitate che in carcere sarò e resterò persona libera, più libera certo di coloro che hanno voluto mandarmici. Ha sempre avuto fiducia, ovviamente con uno spirito critico per quello che gli era successo, ma ha sempre avuto fiducia nella giustizia, e del resto i giudici napoletani ci hanno dato poi ragione. Abbiamo avuto fiducia e l'abbiamo ottenuta, perché non dimentichiamo che se Napoli la prima volta ha sbagliato, Napoli in Corte d'Appello ci ha restituito la nostra dignità e la nostra assoluta estraneità. Assolve, per non aver messo in fatto nei diritti previsti dagli articoli 416 e 416 bis codice penale, e perché il fatto non sussiste dal diritto previsto dall'articolo 71 legge 400, i seguenti imputati già condannati: Consolino Aniello, Consolino Riccardo, Consolino Simone, Maccio Ricci e Tortora Enzo Guardia. La soluzione conferma la pena di Enzo Tortora al processo d'appello di Napoli. La soluzione di Enzo Tortora al processo di Napoli è destato sensazione negli ambienti politici e giudiziari. Nessuna dichiarazione invece ancora da parte di Enzo Tortora, che ha preso la notizia della soluzione nella sua casa milanese. La giustizia comincia a vedere la luce, è stata una sentenza coraggiosa, aspettiamo il dispositivo. Comunque è un inizio di giustizia, adesso si tratta di mandare dentro i criminali che avevano portato a degli atti di ingiustizia molto gravi a Napoli. Ma guarda, la giustizia a Napoli è iniziata da tempo e c'è sempre stata. Ci sono ogni tanto determinati processi complicatissimi che, essendo così vasti, impegnando le coscienze, il lavoro di tante persone, è chiaro che possono determinare risultati diversi dall'uno all'altro. Non è detto, per esempio, che il nostro processo capiti in Cassazione, magari a una sessione diversa da quella di Carnevale, e c'è con il processo, insomma. Affermo che questa sentenza segna il trionfo della giustizia ed il trionfo della magistratura napoletana per la capacità di recupero della verità che questa Corte ha dimostrato. Autonomia e indipendenza della magistratura, non c'è dubbio. Le pressioni inarticolate, indistinte, inespresse, indirette possono essere state infinite. Il giudice ha saputo compiere il suo dovere in perfetta libertà e coscienza. Vista con la fredda lente dell'entomologo, la storia di una persona amata da milioni di persone, improvvisamente arrestata, scaraventata nell'inferno delle carceri italiane, che lotta per testimoniare la sua estraneità alle accuse che gli vengono rivolte, spaccio di droga e associazioni stampo camorristico, che diventa leader del Partito Radicale e inizia a lottare per i diritti di tutti gli altri detenuti, e che alla fine, riconosciuto innocente, si ripresenta ai suoi telespettatori, tranne poi dover cedere ad un tumore tre mesi dopo. Ecco, questa storia gli americani l'avrebbero trasformata in un grande film di successo. In Italia invece si tende a dimenticare, a rimuovere. Aveva anche delle formule di un'intelligenza enorme. Lui disse, poi il nostro rapporto, ero liberale perché avevo studiato, sono radicale perché ho compreso. Dopodiché tutti i biografi, o quasi di tutti, di Tortora, lo privano della vera storia. Credo che non,
non sia degno che un uomo politico abbia in caso di anche in caso di un processo vergognoso come quello napoletano, dall'esito non meno scandaloso, abbia sempre il dovere morale prima di tutto di rendere conto ai propri elettori. Non posso dimenticare che sono stato eletto con un tributo enorme, 500.000 voti di preferenza, e io ho una responsabilità di fronte a questi elettori. Devo guardarli in faccia senza abbassare lo sguardo. Chi abbasserà gli occhi non sarà il sottoscritto al momento opportuno. Ecco perché dico che qualsiasi accostamento non esiste. Un uomo di una dignità, di una rettitudine, di una moralità incredibile. Trovo indecoroso che un uomo politico si faccia scudo, a differenza degli altri cittadini, di questa immunità. Io avrei potuto rimanere tranquillo altri 4 anni. A Strasburgo, in commissione giuridica, dove ho fatto, credo, diligentemente il mio lavoro. Eravamo rimasti. Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una me la consentirete. Molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva. Per esempio ha pregato per me.
e io questo non lo dimenticherò mai. E questo grazie a questa cara, buona gente, dovete consentirmi di dirlo. L'ho detto e un'altra cosa aggiungo. Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono. E sono molti e sono troppi. Sarò qui, resterò qui, anche per loro. Ed ora cominciamo, come facevamo esattamente una volta.